che sono Ruben Bernardi, io sono a Tesino, sono di Ortisei. Il titolo di scacchi che ho è maestro, ma no, io lo gioco, io sono un appassionato di scacchi. Non ho conseguito nulla di particolare, però nelle mie condizioni mi sento comunque fortunato di essere arrivato al livello che ho conseguito, perché raramente si vedono persone su sedie a rotelle che giocano a scacchi, nonostante sia lo sport che più si addice a chi ha una disabilità, perché può giocare veramente alla pari contro uno normodotato. In qualsiasi altro sport la disabilità fisica comporta un handicap, nel gioco degli scacchi un po' meno. Ben ritrovate e ben ritrovati. Allora, questo è un piccolo contenuto extra perché per preparare la puntata su Paul Morphy ho sentito la Federazione Italiana Scacchi che si è dimostrata gentilissima e ho chiesto appunto alla Federazione di segnalarmi degli atleti, degli scacchisti che avessero a che fare ovviamente con la disabilità. Mi sono stati fatti due nomi e forniti i rispettivi contatti, quindi io poi ho chiacchierato con queste persone e mi sono fatto spiegare un po' di cose. Mi andava di condividere con voi le interviste integrali perché secondo me sono ricche di spunti. Avrei voluto inserirle in puntata, poi per motivi puramente narrativi ho capito che non era opportuno né possibile, però sono contributi preziosi che non mi andava di buttare. Quindi questo primo è a Ruben Bernardi, giocatore su carrozzina che ha disputato per due volte le Olimpiadi. E io adesso mi taccio e vi lascio all'intervista, tenendo a precisare che è stata registrata su Skype, quindi anche la qualità dell'audio non è casomai eccelsa, però comunque ciò che conta in questo caso è il contenuto. Ciao! Beh, comincerei col chiederti, Ruben, di raccontarmi un po' la tua storia, e come ti sei approcciato al mondo degli scacchi, a dire la verità. Io ho iniziato a giocare a scacchi all'età di 9 anni. Frequentavo la scuola elementare allora e c'era un corso per alunni al quale ho partecipato, e questo era il mio primo approccio con il gioco degli scacchi. Poi, abitando ad Ortisei, in un paese di montagna, non c'era un circolo allora, e appena qualche anno dopo poi ho avuto più possibilità di giocare un po' più regolarmente con altri amici, fino a quando all'età di 15 anni poi mi sono iscritto ad un circolo in una cittadina qua vicino, e così poi ho iniziato, direi relativamente tardi, perché come in qualsiasi sport è meglio iniziare da bambini. Ed essere poi seguiti anche da un istruttore, da un maestro che insegna in modo più corretto le regole, le strategie del gioco. Io sono sempre stato un po' autodidatta e ci ho messo parecchio tempo a raggiungere un certo livello, e questo mi ha anche impedito forse di giocare meglio. Non hai mai avuto un maestro, diciamo? No, non ho mai avuto un maestro. Questo mi dispiace perché al giorno d'oggi è molto più facile, nel senso che tramite internet ci sono tante possibilità di assistere a delle lezioni di scacchi con dei campioni, con dei professionisti. Io, avendo già una certa età, io ho 54 anni, questo allora non c'era, non esisteva questa possibilità, e dunque ho imparato leggendo libri, riviste di scacchi, e appena dopo i 20 anni di età poi ho potuto partecipare a dei tornei nazionali e internazionali. Qual è la prima partita di scacchi che ti ricordi?
la prima partita in assoluto che ricordo, ma erano partite fra amici e dunque di un livello ovviamente basso. Io poi più avanti avevo 20 anni, poi ho rifondato un circolo qua nella mia valle che era stato sospeso per parecchi anni, e ho rifondato il circolo e sono diventato presidente del circolo. Ho iniziato appunto anche a dare dei corsi di scacchi agli alunni nelle scuole dell'obbligo. Da allora sono presidente del circolo, sono quasi 30 anni, con qualche pausa, che sono appunto presidente del circolo Scacchi Gardena, e inizialmente abbiamo partecipato a campionati provinciali, poi anche campionati nazionali, e nei periodi, negli anni quando avevo più possibilità anche di spostarmi, ho poi anche potuto partecipare a due Olimpiadi, di cui magari ti racconto dopo qualcosa. Ma anche subito, volentieri. Le Olimpiadi si svolgono ogni 2 anni ed è un campionato mondiale a squadre al quale partecipano le varie nazionali di tutti i paesi. Le squadre sono composte da 4 giocatori più 2 riserve, e di ogni nazione giocano appunto i migliori giocatori. In più però ci sono poi 3 squadre che sono squadre composte, una composta solo giocatori con disabilità fisica, una seconda squadra composta giocatori non vedenti e una terza squadra composta giocatori sordomuti. In questo modo si partecipa ad un campionato mondiale sulla stessa piattaforma, diciamo, di giocatori, dei migliori giocatori al mondo, e si compete contro queste nazionali, contro queste squadre nazionali, nonostante le squadre di queste 3 federazioni di cui ho detto, non vedenti, sordomuti e con disabilità fisica, sono squadre composte da giocatori provenienti da varie nazioni. Io infatti giocavo assieme ad un ragazzo della Repubblica Ceca, 2 della Russia e un ucraino, e noi componevamo una squadra che era come una nazionale di una federazione, appunto di un'altra federazione. Quindi voi giocavate, era come fosse una nazione a sé praticamente la vostra squadra. Sì, le Olimpiadi si sono svolte appunto nel 2012 in Turchia ad Istanbul e nel 2014 in Norvegia a Tromsø, ed era un'esperienza particolare, sì, perché si poteva vedere dal vivo, si giocava accanto ai migliori giocatori in assoluto, all'allora campione del mondo Carlsen, l'Italia che ha disputato un'ottima Olimpiade, e così di seguito si giocava, diciamo, alla pari, con, anche se a un livello ovviamente inferiore, però si giocava lo stesso torneo contro i migliori giocatori al mondo. Alle Olimpiadi partecipano tutte le nazioni, dunque c'erano 170 squadre partecipanti, e noi giungevamo in entrambe le edizioni verso il 100° posto. Una volta abbiamo conseguito il 93° posto, una volta il 107° posto della classifica. Gli scacchi sono uno sport in cui la differenza tra una persona abile e una persona invece disabile è molto pronunciata, o sono sullo stesso livello poi alla fine? È comunque pronunciata, però molto meno rispetto
ad altre attività sportive, perché una partita a scacchi comporta comunque lo sforzo fisico non indifferente. Una partita a scacchi dura varie ore, una volta le partite erano più lunghe perché il tempo a disposizione per partita era anche più lungo, adesso le partite durano in media 4 ore e lo sforzo ovviamente c'è. Poi chi cammina può alzarsi dal tavolo, può uscire, può andare in bagno. Io invece che mi sposto con la sedia a rotelle sono più in difficoltà e preferisco restare per tutta la durata della partita seduto al tavolo, alla mia scacchiera. E visto che si gioca una partita al giorno di solito e un torneo si disputa durante un'intera settimana, 9 giorni di solito, è uno sforzo non indifferente, però sì, lo sforzo c'è. Poi eseguire le mosse per me è uno sforzo ulteriore, perché quando si è a corto di tempo bisogna anche eseguirle in veloce le mosse, e questo per me è un po' più difficile che per gli altri. Comunque chi è normodotato questa differenza non la nota e pensa che non ci sia differenza di sforzo fisico, però io la sento comunque, sì. Chiaro, assolutamente, immagino insomma che sia impegnativo. E, a me, io ho visto la serie, non so se tu sei riuscito un po' a seguirla, e mi ha impressionato vedere come gli scacchisti poi rielaborassero a mente tutte le partite che hanno giocato. Tu come rielabori le tue? Come te le rigiochi in testa, se lo fai casomai dopo che ne è terminata una? Sì, la partita si riesce a rigiocarla oppure anche a prepararla a mente. È sì, una questione, è una cosa che va allenata. Aiuta in quanto, visto che non si, cioè è una cosa quasi naturale, perché i pezzi sulla scacchiera non possono essere toccati durante la partita, cioè un pezzo che è toccato va anche mosso, e dunque bisogna riuscire a vedere come a mente come una posizione può variare, come può cambiare spostando i pezzi soltanto a mente. E ovviamente la partita è vinta dal giocatore che riesce a vedere le combinazioni più lunghe in modo che è corretto, e questo differenzia appunto un giocatore bravo da un giocatore meno bravo, che riesce a vedere le combinazioni più lunghe, se calcolare più avanti come la posizione poi si svilupperà, prevedendo appunto le mosse migliori dell'avversario. A me, io non so giocare a scacchi, nel senso che conosco le regole, ma non sono mai andato più avanti, nonostante mi affascini tantissimo. Una volta da ragazzino mi capitò per caso di incrociare una persona che invece ci giocava, e spavaldo gli chiesi di fare una partita. Dopo poche mosse, non mi ricordo cosa spostai, un cavallo giù di lì, e mi disse no. Perché no? Così è scaccomatto in 5. Cavolo, mi fece scaccomatto in 5 mosse. Io rimasi impressionato dalla capacità di calcolo, che adesso immagino, vista la differenza di bravura, fosse una cosa tutto sommato semplice per lui. Però ho questo ricordo da bambino, che rimasi folgorato dalle sue capacità predittive. E l'altra cosa che volevo chiederti è: la scacchiera è solo un campo da battaglia o c'è anche una dimensione metaforica, cioè è metafora di vita? Sicuramente, perché sulla scacchiera uno può esibirsi, diciamo, dando sfogo alla propria creatività, non è soltanto
capacità di calcolo, ma una partita giocata in modo corretto, anche una sua estetica è bella da vedere, come ascoltare una bella musica o guardare un quadro artistico. La cosa affascinante forse del gioco degli scacchi è che in questo campo ben delimitato di 64 caselle ci sono tante componenti che vanno viste appunto dalla strategia alla tattica al gioco posizionale, come dicevo prima, anche alla creatività, alla logica e alla capacità di calcolo. Giocare a scacchi sì, può dare tanta gioia, perché è una forma di estetica, di bellezza, che però può essere o è viene percepito, viene capito purtroppo solo da chi gioca. A differenza di altri sport, uno può appassionarsi di uno sport anche non praticandolo. Chi non gioca a scacchi forse non può capire che ci sia comunque un aspetto estetico giocando o vedendo una partita di un certo livello. È vero che è un gioco dove la fortuna gioca un ruolo prossimo allo zero, gli scacchi, no? La fortuna, sì, non gioca un ruolo negli scacchi. Ovviamente si può vincere anche in modo un po' fortunato se l'avversario proprio commette un errore madornale causato da una svista, però non c'è l'intervento dell'altro, o solo in casi veramente solo eccezionali, non c'è un evento atmosferico che potrebbe influenzare sull'esito della partita. Il gioco degli scacchi è veramente uno sport dove il più bravo vince, chi perde può solo complimentarsi con l'avversario perché è riuscito a valutare meglio la posizione, a calcolare meglio. Infatti la partita inizia con una stretta di mano e finisce con una stretta di mano. Non ci sono falli, non ci sono interventi dell'arbitro, come detto, e dunque è lo sport forse più giusto e anche da questo punto di vista forse più crudele, secondo me, perché chi perde può solo alla fine complimentarsi con l'avversario e ammettere di aver sbagliato. C'è un episodio personale tuo che ti andrebbe di raccontare per farmi innamorare degli scacchi? Cioè, se dovessi tirar fuori dalla tasca una cosa per dirmi sono veramente la cosa più bella, lo sport più bello che c'è, c'è una tua storia che puoi condividere su questo? Giocando a scacchi appunto da parecchi anni ho avuto tante belle soddisfazioni, sia con la mia squadra, del mio circolo, quando partecipavamo ai campionati nazionali a squadre. Un'emozione è stata quando ho potuto partecipare alle mie due Olimpiadi, un diritto che non avrei mai conseguito se avessi dovuto giocare per la squadra nazionale italiana, perché la nazionale italiana, come le altre squadre, sono composte da giocatori professionisti e io invece ho potuto giocare le Olimpiadi giocando per la squadra per persone con disabilità, dopo essermi qualificato e vincendo le qualificazioni. Però le emozioni più grandi forse erano quando insegnavo il gioco degli scacchi nelle scuole dell'obbligo, e tra i miei numerosissimi alunni ho avuto 7 che hanno vinto il campionato dei campionati nazionali giovanili, e questa per me è stata la gioia forse più grande, potendo appunto dare
la mia esperienza insegnare ai ragazzi questo gioco che è comunque un insegnamento di vita e condividendo poi con loro la gioia di aver vinto un campionato nazionale. Gli scacchi, riallacciandomi a ciò che dicevamo prima, il gioco degli scacchi è un insegnamento di vita perché uno deve durante una partita in continuazione risolvere dei problemi che si presentano sulla scacchiera, deve risolverli da solo e alla fine se la partita è persa è soltanto per merito dell'avversario. Dunque sono lezioni di vita anche che vanno bene poi nella vita quotidiana. Te l'avrei chiesto io infatti di spiegarmi la frase sul perché è una lezione di vita e mi hai anticipato. Adesso, ovviamente anche su questo sono più che d'accordo con te. Bene, e Ruben, sai, mi hai dato un sacco di cose, di informazioni utili e di spunti interessanti sui quali riflettere e da inserire in puntata. Dici? Sì, ma io spero che... Sì. Beh, assolutamente. Spero che ci sia qualcosa di utile da poter inserire nella tua trasmissione. No, guarda, assolutamente, ti ringrazio davvero tanto, oltre il fatto che è una bella storia, insomma. Poi immagino le Olimpiadi, che bello che sia stato, sinceramente. Sì, sicuramente, perché visto che alle Olimpiadi partecipavano più o meno tutte le nazioni, 170, e ognuna composta da 4 giocatori più le riserve, e poi c'erano appunto sia le squadre maschili che quelle femminili, dunque era una competizione che vedeva in gara 1500 giocatori e anche di più, e questo in un'unica sede. Dunque per chi è appassionato di uno sport, partecipare ad un'Olimpiadi è sempre una gioia particolare, sì. Ecco, sono tornato io dallo studio, diciamo. L'intervista con Ruben è praticamente finita, però come ogni tanto accade ci ha tenuto a fare una precisazione dopo i saluti che vi lascio, perché comunque è preziosa. Visto che parlavamo di emozioni, se posso aggiungere una cosa, un episodio emozionante per me negli scacchi è anche stata l'organizzazione dei 4 tornei internazionali che ho organizzato qui ad Ortisei, e quest'anno purtroppo nel 2020 purtroppo abbiamo dovuto annullare il torneo che era già preparato, era già pronto per dare in via appunto per l'emergenza Covid, però negli anni precedenti, dal 2012 fino al 2018, ad Ortisei si sono svolti 4 tornei internazionali con giocatori veramente illustri che hanno partecipato, i più forti giocatori d'Italia, ma anche giocatori stranieri che erano allora campioni europei in carica oppure tra i migliori giocatori al mondo, e questo mi ha dato particolarmente gioia di riuscire a organizzare un torneo con tanta qualità. C'è un approccio particolare degli altri giocatori quando ti vedono in carrozzina? Ma non so, non direi, forse visto che io gioco da tanti anni, forse una volta c'era un approccio diverso, nel senso che forse mi sottovalutavano o pensavano che io sì, non giocassi a un livello accettabile. Adesso è diverso. No, io
No, non potrei dire, no, di essere visto diversamente. Grazie mille, Ruben. Grazie ancora e fai una buona serata. Grazie a te tanto e buone feste. A presto. A te, ciao. Ciao, ciao.